Buonasera a tutti, benvenuti alla 45esima edizione del Virtual Meetup Innoviamo la Finanza con Passione. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione che a distanza di 2 anni ci dirà come ha passato questi anni di turbolenza tra Covid, bombe, guerre e tutto. Però non vi spoilerò subito, anche se dovreste sapere chi è, perché lo presenterà Gabriele Turisini. Passo la parola a Gabriele Turisini. Vai Gabri, buonasera anche a te. Allora, buonasera a tutti anche da parte mia e buonasera chiaramente sia a Nicolò Rabitti, che è sempre il mio tramite per arrivare poi ad Alex Gabriele. Alex Gabriele, che ringrazio ancora della sua disponibilità estrema, squisita, è uno dei gestori del fondo che ho loro che mi seguono, clienti e non clienti, corsisti e non corsisti. Sanno che io giro con la mia borsetta con i prodotti all'interno del Global Brands ormai da tempo immemore. Alex, devi pensare che ho ormai prodotti all'interno della borsetta che sono scaduti nel 2016, cioè ci sono degli smarties scaduti ormai da 6-7 anni, per cui tra un po' troveremo i vermi all'interno della. Ma Nico, devi veramente. mandare dei nuovi smarties. Sì, questa era una gentile richiesta di update. In realtà è vero, che la borsetta è ancora qua, vedi, è sempre quella. In realtà dalle bottiglie ci sono anche gli smarties, c'è un po' di tutto e sono veramente scaduti da 6 anni ormai. In realtà, anche per non tediarvi, in realtà Alex è uno dei gestori del Global Brands nel team guidato da William Locke. Non li nomino gli altri perché a noi interessa soprattutto Alex, ovviamente oggi. Io direi, ringraziandovi ancora una volta, ringrazio soprattutto Niccolò perché è sempre di una disponibilità estrema quando chiediamo di fare queste chiacchierate in un momento in cui, come dicevo prima a Niccolò, in realtà mi sono posto come obiettivo di regalare a tutti i clienti, vedete, questo è un elastico più o meno. Li impongo loro di andarsene a casa con l'elastico perché in realtà adesso cercherò anche di lanciarlo, ma in realtà più il mercato si trascina al ribasso e più quando il mercato trova il suo equilibrio, chiaramente l'elastico vola. Per cui il cliente che se ne va sa che il mercato in questo momento sta in realtà tirandosi sempre più in giù fino a che troverà il suo equilibrio. Per cui ringraziandovi ancora Nicolò per la disponibilità e Alex per tutto quello che ci dirà. Io direi che passo la palla di nuovo a Daniele per il sondaggio con le domande che vi abbiamo preparato. Perfetto, grazie Gabri. Allora, come sempre, prendete in mano il cellulare oppure chi ha il browser scriva slido.com e poi sull'area dove c'è l'hashtag mette WMGB. Lo vedete adesso, col QR code basta aprire la fotocamera del cellulare, inquadrarlo e vi trovate catapultati dentro il sondaggio di questa sera. Allora, la prima domanda, aspettate un attimo a rispondere, la leggo. Quali strategie usate per la componente azionaria di portafoglio? Strategie passive in ETF, fondi comuni con orientamento grow, fondi comuni con orientamento value, ETF fondi tipicamente passivi che vengono usati attivamente o titoli singoli tipo Berkshire Hathaway. A voi la risposta, mi raccomando, votate tutti, tutti, tutti. Cinque perfetti proprio, equilibrio straordinario. Adesso un po' alla volta l'equilibrio si smonta. Siamo non vedo una cinquantina, quindi almeno 25 dai 30 persone. A rispondere, sta vincendo ETF o fondi tipicamente passivi che vengono usati attivamente, il 38%, fondi comuni con orientamento value, il 23%, strategie passive in ETF, il 18%, e titoli singoli solo il 9%. Ok, siamo a 22, dai, andiamo avanti.
ha vinto col 41%, ETF o fondi tipicamente passivi che vengono usati attivamente. Non ditelo ai nostri ospiti. Pagina, domanda numero due. Questa è multipla, potete fare risposta multipla. Quali fenomeni disruptive pensate avranno più impatto sul vostro portafoglio? Quindi climate change, energia, blockchain, rivoluzione energetica, ESG, cyber security, blockchain o robotica? In testa climate change, ah no, è passata in testa la cyber security. Climate change, energy, questo periodo. Non pensavo che la blockchain ricevesse tanti consensi. Ma c'è un bias derivante da chi ci segue, che bene o male, a suon di martellate, ormai ci odiano, ma li proponiamo sempre temi legati alla blockchain. Non solo, per carità, ma... Bene, siamo a 22, andiamo avanti con la terza domanda, anche questa multipla. Quali strategie pensate di utilizzare per contenere l'inflazione? Tema assai caldo, TIPS, cioè titoli obbligazionari con premi legati all'inflazione, titoli azionari ad alto dividendo, oro, criptovalute e NFT o titoli legati all'immobiliare o addirittura cash, why not? Poi gli chiederemo ad Alex perché l'oro è così tanto diffusamente considerato un asset di investimento contro l'inflazione, se è solo per convenzione storica o se c'è anche della reale motivazione sotto che giustifica che l'oro sia così considerato da tutti un asset di protezione. 63% l'oro, titoli azionari alto dividendo 46%, TIPS 38%, criptovalute NFT 25%, titoli legati all'immobiliare l'8%, cash pochissimi, giustamente. Bene, allora io tolgo la condivisione, vi ringrazio di aver risposto alle domande e passo di nuovo la parola a Gabriele che questa volta li presenta realmente i nostri ospiti. Vai. Niccolò, ti faccio una domanda subito, se volevi un po' introdurre quello che è il discorso che faremo questa sera, così anche per avere un approccio un po', come posso dirti, diretto, eccetera, anche ad Alex, prima che io poi inizi con le domande che mi interessava poi porre. Gabri, si vede, allora, scusa Niccolò, si vede il monitor con le due slide invece che una sola. Ah, ok. Si vede la presentazione tua, non la presentazione di tutti. Vai Niccolò, scusami. Vai. Ok, no, volevo solo, raccontarvi qual era l'antefatto, no, di questa... di questa chiacchierata e del fatto che abbiamo voluto coinvolgere Alex. Nasce tutto da una presentazione che Alex ha fatto a noi sales in Morgan Stanley qualche settimana fa, in cui si parlava appunto di come questi temi disruptive, blockchain, NFT, eccetera. E la chiave di lettura, secondo me, molto interessante che Alex aveva dato durante questa sua lezione, la possiamo definire così, era che non necessariamente bisogna andare a cercare degli strumenti di nicchia per cavalcare queste tematiche, ma sono spesso delle strategie core, come ad esempio il fondo che gestisce, che contribuisce a gestire Alex, che si sta aggiornando, tra virgolette, no? Che si sta un attimo rimodellando e continuerà a farlo di qui ai prossimi anni per includere anche queste tematiche.
quindi temi legati alla disruption portati da blockchain e NFT all'interno del proprio portafoglio. Quindi questa è un po' la chiave di lettura che avevamo pensato di dare. E direi che con questo... Ok, allora riprendo io la... chiaramente ti rubo un attimo solo lo schermo. Ok, vediamo se riesco a prendermelo io un attimo solo. Solo perché in realtà voi sapete che io sono un amante indefesso, no? Del global brand, in senso proprio assoluto. E in realtà io mi tengo una sorta di albero genealogico di tutto quello che fanno loro, perché essendo una delle scelte che secondo me proprio per il compounding eccetera va mantenuta nei portafogli, in realtà i nostri smarties sono usciti già nel 2016, però rimangono lì a fare il loro lavoro, perché comunque allora era una scelta che il Global Venture aveva fatto. Nella slide vedete come si è evoluto il portafoglio in questi anni, e vedete che in realtà esiste una logica ferrea nella gestione. Dimmi Alex quando sbaglio qualcosa, ovviamente, perché in realtà la gestione ha sempre mantenuto una coerenza assoluta nella scelta dei titoli. Ma la domanda che mi viene da farti allora è proprio questa. Se è vero che esiste questa coerenza assoluta nel mantenere titoli solidi all'interno del portafoglio, evidentemente il ragionamento che state facendo voi è che sono le aziende stesse che stanno cambiando in una direzione che implica l'utilizzo di una delle tecnologie disruptive del nostro periodo, che è proprio la blockchain. This sì. Is the question. All right. Sì. Sì. Allora, forse se guardiamo i slide, Nico. Ok, Nicolò. Perfetto. Sì, infatti sappiamo che non è immediatamente ovvio come la blockchain entra nel global brands, perché non è che siamo lì a comprare il Bitcoin. Poi ti chiediamo del Bitcoin, cosa pensi, te lo chiederemo. Sì, poi alla fine parliamo anche del Bitcoin, ok? Ma una domanda alla volta, dai. sappiamo che non è immediatamente ovvio, ma abbiamo fatto tanto lavoro sul blockchain come soggetto, e guardiamo esattamente come le nostre aziende possono utilizzare esattamente il blockchain per mantenere i loro rendimenti alti. Come soggetto, il blockchain, la blockchain è un po' difficile da capire, perché se andiamo sul primo slide, Nico, è un po' difficile da capire perché tocca molte idee diverse, la matematica, economia, tecnologia, anche filosofia. È un po' complicato a capire esattamente come usare la blockchain. Anche per noi. E il sviluppo del blockchain è un po' diverso della tecnologia tipo l'internet, per esempio, se andiamo sul prossimo slide. Con l'internet è stato inventato nei laboratori militari e nelle università. La blockchain è stata sviluppata al di fuori delle istituzioni tradizionali. È un'innovazione guidata dai consumatori. Questo lo fa un po' diverso. E la maggior parte dei sviluppi tecnologici succedono in un paese e poi si diffonde in tutto il mondo. Quando pensi ai social media, pensi a Facebook e pensi agli Stati Uniti. Blockchain non ha un solo paese, non ha un solo posto. È stato globale fin dall'inizio. E poi... Con la blockchain abbiamo un'altra difficoltà, che si tratta di denaro, ci sono state molte frodi, e attira molti seguaci, quasi come un culto, che credono che il sistema attuale sia rotto. Parlo molto di ciò in cui credono più che di quel che sono i fatti. Blockchain è un po' difficile come soggetto.
Allora, forse tocchiamo su cos'è, perché dovremmo interessarci. Andiamo su slide 3. È un nuovo modo per registrare informazioni che potrebbero interrompere qualsiasi forma di trasferimento di dati o di valore in un libro masto. Cosa significa? Oggi, quando denaro e proprietà si muovono tra persone, banche o notai registrano le mosse nei libri contabili. Blockchain è un sistema automatico diverso per la registrazione di questi trasferimenti, senza controparti centrali, effettivamente fiducia tra persone sconoscenti automatico. Potenzialmente a costi molto più bassi del sistema che c'è oggi. I problemi con il sistema oggi sono che in certe circostanze è lento e molto costoso e si basa su un'autorità centrale di fiducia per lavorare. Certo. Devi pagare avvocati o notai o spese bancarie per spostare la proprietà o il denaro. E ci vuole molto tempo, in particolare se le transazioni sono transfrontaliere. Blockchain potrebbe disintermediare tutte queste commissioni e fare trasferimenti molto più veloci. Adesso che c'è, può cambiare molto il mondo della finanza, per incominciare. Se andiamo su slide 5. Per quanto riguarda Global Brands, noi cerchiamo di vedere come la blockchain potrebbe essere un rischio e un'opportunità per le aziende che abbiamo in portafoglio e le nuove società che creerà. Nuovi modelli di business usciranno da sistemi basati su blockchain. So qui su questo slide possiamo vedere un confronto tra strutture blockchain e strutture di database. Hanno casi di usanza diverso. Senza non andare su proprio tutte le linee di questo slide, un esempio dove può cambiare molto blockchain è nella finanza commerciale, dove c'è molta carta e bolli oggi per il trasferimento della merce. Tutto questo sarebbe molto più semplice ed economico utilizzando un database distribuito o una blockchain. Ok. Un nuovo sistema potrebbe risparmiare in oltre di $1 trilione, che è tanto, che oggi tutti questi soldi sono intrappolati nel sistema di spostare la merce. Ok. Lentamente. Possiamo immaginare che il Global Brands potrà in futuro avere un business blockchain che risolve questo problema. E vediamo che esistono oggi questi titoli. Oggi IBM okay. È il partner principale per la creazione di un nuovo sistema di trade finance. I rendimenti della società oggi non sono abbastanza buoni, ma potrebbe essere nei prossimi 5 anni che i rendimenti migliorano e la società potrebbe essere molto interessante per il Global Brands, perché chiaramente è un'opportunità enorme, questa opportunità di finanza commerciale. E non è solo questo, se andiamo a slide 5, l'altra cosa di blockchain è che è un nuovo modo di incrementare una rete. Nel vecchio modo di fare è molto costoso costruire una rete globale sicura, tipo la Visa, ma col blockchain è molto più semplice a creare una rete sicura, globale, come la Visa. Per rete tu intendi network, no? Network, esattamente, sì. Per come sono strutturate le blockchain, la loro sicurezza aumenta all'aumentare del numero di persone che le utilizzano. Per paradosso, no? Proprio il paradosso della blockchain è che aumenta con l'aumento delle persone che ci partecipano, chiaro? Esatto.
E questo abbassa la barriera all'ingresso per la costruzione di un network. Ma non è solo, non è detto che alla fine questi nuovi sistemi useranno la blockchain. C'è anche la possibilità che l'esistenza dei blockchain forza più collaborazione tra le aziende finora incapaci a trovare un sistema meglio, ma e vedremo più esempi di, si chiama blockchain ibrida, hybrid in inglese, che veramente non è un blockchain perché viene controllato da un'autorità centrale, è una delle proprietà del blockchain puro e che non è controllato da nessuno. Ma vedremo più esempi di blockchain ibrida nel futuro. Per esempio, il sistema che ho menzionato di IBM, quello sarà controllato dai partner con IBM, non sarà un puro blockchain. Tu pensi che ci sarà nell'evoluzione, scusa se ti interrompo, nell'evoluzione no. Pensi che il sistema hybrid possa essere quello che può avere maggiore sviluppo, oppure in questo momento qua le strade da percorrere, diciamo, sono tutte e non abbiamo idea dove andremo a parare alla fine? È un grande dibattito, okay. ma le persone pure del blockchain non credono in questo sistema ibrido. Hybrid. Ma per le aziende, quelli che hanno i soldi di investire, quelli che useranno il sistema, sono un po' hanno paura del blockchain. Okay. Per loro, per un'azienda come I don't know, HSBC, sì, e IBM, se vogliono creare uno di questi sistemi di finanza per la merce, è un po' più difficile immaginare che useranno il blockchain puro. Okay. Perché perdono un po' di controllo. E poi c'è questo discorso di privacy. Ci sono tante circostanze dove la privacy è necessaria per fare transazioni. E col blockchain puro tutto il mondo può vedere tutto che succede, può vedere tutti i spostamenti dei soldi e della merce. Ci sono tante circostanze dove è meglio che questi spostamenti sono privati, e per quello serve la zona ibrida, okay. non il blockchain puro. Nick, si sembra che i slides non sono esattamente nell'ordine giusto, forse se andiamo alla prossima poi ritorniamo a questa. Questo è più per NFT. Sì, andiamo a questa. Ho già menzionato IBM e Hyperledger. Okay. Ci sono molti nuovi modelli di business ad alto rendimento che usciranno dal blockchain. Ci saranno nuovi scambi, gestori patrimoniali. Ci sono tanti di questi progetti dove i rendimenti saranno molto alti. Guardiamo a Coinbase. Coinbase è un esempio oggi dove i rendimenti sono già molto alti. Non sono solo nuove opportunità, ci sono anche titoli già nel fondo. Se passiamo a slide 10. Prossimo. Sì, qua. Microsoft è un fornitore leader di servizi di blockchain già. Si chiama Blockchain as a Service, BaaS. Ma Microsoft è il numero uno nel mondo di blockchain, di servizi blockchain. Accenture che abbiamo sta collaborando con la banca centrale svedese sulla valuta digitale. La Visa sta lavorando con Anchorage. Anchorage è la prima criptobanca autorizzata negli Stati Uniti. Qua ci sono anche, parliamo di SAP e Google. SAP e Google non sono nel Global Brand, sono un altro fondo che abbiamo, ma comunque vedete già che tanti dei nostri titoli principali già stanno giocando nel mondo di blockchain. Dall'altra parte, la blockchain presenta potenziali rischi.
particolarmente per le reti di pagamento, i network di pagamento. Potrebbe anche rendere superfluo il controllo del credito, Experian, per esempio. Se guardiamo opportunità e rischi, sono già nei titoli che abbiamo. Poiché è stato guidato dai consumatori, le istituzioni sono state in ritardo nella blockchain, ma ora stanno entrando. Questo creerà molta opportunità per il Global Brands nei prossimi 5 anni. So, spero che ho coperto un po' struttura di blockchain e come può entrare oggi nel Global Brands, già nei titoli che abbiamo. Ok, ti faccio una domanda al volo in questo contesto. Il Global Brands ha sempre mantenuto una posizione abbastanza rigorosa su titoli che comunque avevano una caratteristica, diciamo così, value, no? Nel senso, da Reckitt Benckiser piuttosto a Abbott Lab, piuttosto che Procter & Gamble, eccetera. La blockchain influenzerà anche queste aziende o sarà principalmente uno strumento che agevolerà, diciamo così, i titoli più legati al mondo growth? No, influenzerà tutti, perché un esempio col Reckitt Benckiser, ci saranno sistemi di blockchain per vedere da dove vengono tutti i prodotti che usa la Reckitt Benckiser. So, blockchain è molto importante nel mondo della merce del global okay. Trade finance. So, se uno capisce bene da dove è venuto il zucchero o il cocoa bean nel creare la cioccolata, aiuta molto con i costi, con la qualità dei prodotti, con tutto. Per esempio la LVMH, ci sarà forse ogni volta che compri un prodotto dalla Louis Vuitton, forse ci sarà un NFT. Così sai che infatti è vero, non è falso, è venuto dall'LVMH. So, il blockchain... Alex, ti chiedo soltanto se quando fai delle abbreviazioni riusciamo a spiegarle, ok? Ok, quale? No, adesso stavi parlando perché ti ho perso anch'io in questo momento. Il discorso che stavi facendo adesso proprio. Tutte le nostre aziende dovranno okay. adattarsi per il blockchain, perché vedremo sia nel luxury con la Louis Vuitton o col Reckitt Benckiser con da dove viene il zucchero, da dove viene la cioccolata, da dove viene questo prodotto che usano. Non importa il settore, tutti dovranno adattare i loro database okay. e ci saranno degli esempi dove è meglio ad utilizzare il blockchain. La blockchain può essere anche sinonimo per le aziende di qualità, cioè di miglioramento della qualità della filiera? Scusa, no, la linea è scaduta. Ah, ok. Se per un'azienda che deve andare a controllare come dicevi tu, dal cacao alla cioccolata, eccetera. Sì. Il fatto di poter avere una blockchain può migliorare la qualità del controllo della filiera sì. dei prodotti, cioè da dove arriva il prodotto e che qualità. Esatto, sì. E conseguentemente migliora il prodotto finito, questo stavi sì. dicendo prima. Sì, esatto, sì. Ok, la declinazione della blockchain successiva sono i cosiddetti gli NFT, no? Sì. E conseguentemente se è vero che la blockchain comunque determina un ritmo diverso al portafoglio del Global Brands, che cosa sono per voi e come gli NFT potranno modificare questo tipo di approccio alle varie aziende? Sì, allora, chiaramente, se andiamo sul tokenization slide, dico it's 2 or 3 back. Yeah, cool. No. Sì. Chiaramente blockchain consente tante cose interessanti, uno di questi sono gli NFT.
gli NFT ti consentono di convertire la proprietà delle cose in token digitali. Per esempio, puoi prendere la Gioconda e trasformarla in un NFT che migliaia di persone potrebbero acquistare e scambiare, dove oggi è molto complicato e costoso a farlo. Con gli NFT è molto più facile a dare diritti di reddito. Gli NFT sono molto, molto più facili da scambiare elettronicamente. So, come un esempio, noi nel Global Brands del futuro immagino una situazione dove possiamo comprare l'NFT della Gioconda, chiaramente un oggetto di alta qualità, no? E come proprietario di questi NFT potresti prendere commissioni su tutti i biglietti del museo per la Gioconda. So crea un altro asset class, gli NFT, per noi. Non oggi, perché oggi ci sono tanti problemi. So, se andiamo sul slide. Nicolò, non riesci a settare il non so se sono io che vedo male, però... Ah, ok, ok, va bene. No, perché non vedevo, sì. Vedevo una parte del tuo schermo, adesso no, ok. So per noi oggi è chiaramente ancora un po' presto per investire direttamente negli NFT per Global Brands. Ci sono tanti problemi, c'è la frode, la privacy, il danno ambientale, ci sono tanti problemi. Il riciclaggio, riciclaggio soprattutto in me. Sì, sì. Ma nel prossimo decennio lentamente questi problemi verranno risolti, no? No, sono d'accordo. Oggi purtroppo negli NFT è molto presente ancora. Esatto. So immaginiamo che nel futuro del Global Brands, o anche se c'è you know, Crypto Brands, facciamo il nuovo fondo del futuro. Ma ci saranno cose tipo la Gioconda, proprio brands, oggetti di brands che potranno fare gli NFT nel futuro dei nostri fondi. E per questo guardiamo, stiamo molto attenti ai sviluppi degli NFT e come funziona il mercato degli NFT. Ok, ma... per cui l'applicazione pratica quando, come potrebbe avvenire e in che tempi potrebbe avvenire? Per me sarà forse 5 anni dove vedremo. Ci sono tanti i problemi principali per noi sono quelli di custody, che è molto difficile praticamente a tenere questi NFT. E poi è uno di regolamento, la regolamentazione, perché chiaramente non possiamo fare questo se non è chiaro AML, KYC, tutte queste cose che noi non possiamo fare come Coinbase. No, questo lo traduco io, anti-money laundering, quindi anti-riciclaggio, know your clients, cioè tutte le procedure che poi no, gli istituti devono implementare per fare i vari check di compliance. Infatti vediamo oggi che con questi sanctions contro la Russia, tanti usano il Bitcoin e dovranno creare delle regole internazionali per tutti, se no, le istituzioni non potranno comprare tanti di questi NFT o cryptocurrency. Saremo chiusi fuori senza un po' più chiarezza sulle regole, sulle leggi che governano i problemi sulle piattaforme di crypto. Ti faccio una domanda adesso che magari può essere stupida, dopo devi dirmi se è sciocca, ma è possibile che per quanto riguarda gli NFT che hanno vissuto e stanno vivendo un boom enorme, è possibile che
il ciclo degli NFT e dei prezzi degli NFT sia paragonabile a quello di una miniera, no? Quando fanno la scoperta del filone, esplode il prezzo, poi si accorgono che ci sono dei costi che chiaramente impattano su quelli che possono essere gli utili della miniera stessa, per cui il prezzo decade e poi prende il suo corso normale nel tempo. È possibile che per quanto riguarda il mondo degli NFT succeda una cosa analoga, che abbiamo vissuto un boom e adesso però dobbiamo sedimentare tutto quello che è accaduto apprezzandone i valori, ma dall'altra parte riconoscendone tutti quelli che sono i limiti. E il fatto di poi di ridurre i limiti consentirà all'NFT di essere effettivamente un asset di investimento normale. Allora, i prezzi degli NFT, veramente nessuno è qualificato a dire molto su questo soggetto, ma sì. Oggi tante persone hanno fatto tanti soldi su le valute, the cryptocurrency, right? I cryptocurrency proprio, e se uno vuole, allora ci sono tanti soldi in quel mondo, e una porzione di questi soldi sono andati a finire negli NFT. È più un travaso, esatto, il risultato dei profitti d'altrove che sono andati a finire in questo posto, per me. Il 95% degli NFT vanno a zero, no? Sono già andati a zero tanti di questi NFT. So, no, non è molto facile a trovare il, come si chiamano quei, the apes, go ape, come, non mi ricordo come si chiamano, gorillas. Sono infatti ho ricevuto pubblicità oggi su Instagram per gli NFT. Provo a trovarli, ma comunque non sono tanti quelli che hanno ottenuto il valore. La maggioranza sono andati a zero. No, non c'è mercato su... No. Mentre una cryptocurrency magari scambiata su 10 exchange, 20 exchange, quindi ci sono le persone che la scambiano giornalmente, negli NFT uno lo compra e spera di rivenderlo a qualcuno, ma magari nessuno sa nemmeno che esista quel... Esatto, si chiamano Lonely Apes. Per me è un po' presto. E poi questo discorso di NFT oggi sono tutti collegati a concetti digitali nuovi. Non è come se uno collega un NFT, la tecnologia di un NFT, a qualcosa vero che esiste, tipo la Gioconda, questo è molto diverso. A creare un'immagine su Microsoft Paint e provare di venderlo sull'internet un Bitcoin. È un discorso molto diverso. So, per noi il concetto è molto interessante, ma il valore del concetto non siamo... Io personalmente non sono molto convinto del valore di questi NFT oggi. Ok, però perché tu dici, io però non posso escludere che un futuro potrebbero essere oggetto di investimento in questo senso? Sì, nel futuro. Cioè, diciamo che mentre la blockchain è un must ormai, cioè un qualcosa che dobbiamo con cui dobbiamo convivere e in cui le scelte di investimento dovranno comunque confrontarsi, gli NFT diciamo che sono borderline oggi e potrebbero avere qualsiasi tipo di evoluzione. So blockchain è un standard, tipo okay. con l'internet si chiama TCIP, ok? L'internet è basato su TCIP. Sì, un protocollo. Il blockchain è un standard. E quando è stato creato TCIP, nessuno ha visto Amazon o Facebook o Google, ok? Non era chiaro che TCIP... Avrebbe reso protagoniste queste aziende. Esatto, e creare tutto quel valore. Blockchain è simile. Oggi è un standard, NFT è un altro standard dentro il blockchain, e ci saranno tanti modelli di modi di fare, usare questo standard che creerà tanto valore per le aziende. Posso dire due cose a riguardo? Allora, certo. Regolamentare, perché Biden
appena detto che dovranno le crypto asset dovranno essere regolamentate e la finanza dovrà evolvere e quindi di fatto è stato un endorsement diretto da parte del governo americano che alle criptovalute, che è anche un motivo per cui oggi sono in gran spolvero. E quindi la regolamentazione ci sarà, adesso rischieremo che ci sarà troppo in Europa, visto che c'è la MiCA che stanno elaborando, che rischierà come solito di penalizzarci invece che di aiutarci. Però comunque ormai sono asset che nel mondo occidentale vengono sono stati sdoganati, verranno regolamentati più o meno, quindi per chiudere il punto di prima di Alex. La seconda cosa sugli NFT, mi aspetto che un fondo come il Global Brand magari un giorno investirà su OpenSea, su queste piattaforme che producono, vendono e fanno business sugli NFT più che investire sul singolo asset. No? E sugli NFT stessi. Un po', certo. Esatto, un po' come mi aspetto che possa investire su Coinbase, che è una macchina che fa soldi, e non magari nella specifica criptovaluta, che invece ha una connotazione, tra l'altro oggi non è nemmeno possibile direttamente da un fondo armonizzato, se non alternativo, investirci, no? Quindi magari gli NFT diventeranno un asset investibile dal punto di vista di investire nelle aziende che fanno business nel settore. Alex, prendo l'assist di Daniele ovviamente, no? E nello screening o nello screener di Global Brands, in realtà queste aziende della serie Coinbase, eccetera, hanno avuto qualche attenzione, sono passate, oppure per voi sono, non dico meteore, però sono qualcosa che non può entrare nella logica del fondo? Problema col Coinbase oggi. Ti ho detto Coinbase per dire, non so, MicroStrategy. Sì, ma come esempio, il problema per noi oggi è che è molto difficile a sapere cosa sono i rendimenti tra 2 o 3 o 5 anni per Coinbase, perché senza sapere dove finisce il regolamento. Chiaro. E per questa ragione nel Global Brands oggi non va, perché noi ci serve avere un po' più visibilità sui rendimenti, ma un giorno, quando è un po' più chiaro esattamente come finisce la storia, società tipo Coinbase immagino che saranno nel Global Brands, sì. Allora adesso ti faccio una domanda che magari, anche perché poi dobbiamo arrivare a un altro tema che a me interessava toccare, che avevamo ragionato con Nicolò. Nicolò, è ovvio che è aperto il microfono anche per te, se vuoi, oltre che lasciare aperto a tutti i presenti se vogliono farci delle domande. Dobbiamo arrivare a un tema che ti avevo chiesto, che era quello dell'inflazione, però a questo punto faccio un attimo, soltanto un secondo passo indietro, ti faccio una domanda un po' capziosa forse. Allora, quando nelle domande iniziali avevamo ipotizzato ai presenti di rispondere qual è lo strumento che loro utilizzano contro l'inflazione, e una delle risposte era il Berkshire di Warren Buffett, la domanda che ti faccio è questa. Allora, nel portafoglio di Global Brands noi abbiamo strutture di investimento tipo Microsoft, che comunque è un titolo tecnicamente growth, mentre Berkshire ha un titolo come Apple che voi bypassate. Qual è la logica di investimento che fa preferire Microsoft a un titolo come quello che ha in mano Berkshire, che è Apple, che del resto in maniera quasi assurda fa il 40% del peso di Berkshire? So, con Berkshire Hathaway ci sono due problemi per noi. Il primo è che Warren Buffett ha 90 anni, quasi, non so, forse 91, non mi ricordo. E veramente non è molto chiaro cosa succede dopo Warren, okay. Fase 2. Poi
i rendimenti di Berkshire per noi sono un po' bassi perché il portafoglio di Berkshire, ci sono tante aziende lì con rendimenti un po' bassi, loro investiscono nelle cose tipo le ferrovie, certo, per esempio, che come investimento per lui va bene perché lui usa i soldi dal business dell'assicurazione e li mette nelle ferrovie, so lui fa questo gioco, ma per noi i rendimenti sono molto più bassi di quelli della Microsoft. In realtà io credo che Gabriele stesse paragonando Berkshire al Global Brands e si chiedeva perché Global Brands investe in Microsoft mentre Berkshire, che ha una logica simile, compra Apple, che voi non avete mai comprato. Era più questo, no, il tema? Certo, Nicolò, corretto. Noi abbiamo certi titoli in comune e certi titoli diversi, come tutti i gestori, no? Certo. Per esempio, noi abbiamo la Coca, anche Berkshire ha la Coca. Sì, la Coca intesa Coca-Cola, cioè non la Coca-Cola. Sì, Coca-Cola. loro hanno, io veramente non so esattamente la loro logica, ma hanno tantissimi soldi e li devono mettere da qualche parte. Hanno una logica un po' diversa di noi. E noi siamo, guardiamo più i rendimenti sul return on operating capital, rendimenti su capitale operativa. Loro guardano più return on assets, rendimenti su tutto. So, chiaro. Ti faccio un'altra domanda che chiaramente magari un po' ci accompagna verso il discorso dell'inflazione, che era quello che onestamente mi interessava di più. Quanto sta influendo, se influisce, in quello che state facendo voi, il discorso che in questo momento ci lega a quello che sta accadendo, vediamo se riesco a condividere, a quello che sta accadendo adesso nell'est Europa, cioè in Ucraina, eccetera. Quanto influisce nel vostro modo di lavorare, se influisce? No, veramente non. Direttamente non è che abbiamo, siamo molto esposi a quello che succede nell'est Europa. Monica, forse se vuoi dire qualcosa sulla Russia. È solo 2% del fatturato per noi nel Global Brands. Ok. Non è che conta molto, ma chiaramente se il prezzo del petrolio rimane molto alto, vedremo l'inflazione. So, gli effetti secondari, second order effects, di questa situazione sono molto serie per l'economia e per tutti i titoli. So, forse parliamo un po' sull'inflazione. Certo, sì. Ci sta, parlando di petrolio, infatti la domanda era proprio quella, no? Cioè quanto può impattare un andamento di questo tipo del petrolio, che è arrivato chiaramente nell'area 120 e compagnia bella, facendo conto che fra l'altro partiamo da una situazione che era quella del post prima ondata di Covid, in cui il petrolio era addirittura andato negativo. Sono passati 2 anni, siamo andati da meno 30 a più 120, e chiaramente il problema impatta sul fatto di dire no, questo non ci interessa, era proprio il discorso dell'inflazione, no? Cioè una delle domande che abbiamo fatto all'inizio era quella come ci proteggiamo dall'inflazione, per cui te la ribalto, l'idea è qual è la vostra idea dell'inflazione e soprattutto come un gestore di un fondo di queste dimensioni, di questa caratura, approccia il tema dell'inflazione, come si relaziona con qualcosa che magari è anche inatteso nelle dimensioni in cui è esplosa. Se andiamo sulla ciambella, Nico, così guardiamo come funziona il motore della qualità. Questa ciambella l'avete vista molte volte, sicuramente. Ma il processo è molto importante in questo momento di inflazione.
le società in portafoglio hanno margini lordi elevati, attività immateriali e potere di determinazione dei prezzi. E quando si ha inflazione dei costi di input, tre cose succedono. A causa degli elevati margini lordi, i COGS o i costi di input sono una percentuale minore delle vendite, quindi sono un problema minore per le aziende di qualità. Quando arrivano questi costi di input elevati, le nostre aziende usano il loro potere, potere di determinazione dei prezzi. Per cui possono scaricare praticamente a valle la pressione, esatto, sulla materia prima. Per far passare i costi di input ai clienti, certo, ai clienti loro. E poi la terza cosa è che se si dispone di elevate quantità di beni immateriali, si investono fisicamente quantità inferiori di denaro in attività per crescere. So, costa meno per crescere. Un esempio, una società di software, quando l'effetto rete funziona, l'effetto network funziona, costa meno a crescere per loro. Non è che devono investire molti soldi per fare la software nuova, la versione nuova del software. So, i tipi di titoli che abbiamo noi sono posizionati bene in una situazione di inflazione. Se andiamo sul prossimo slide, quello della Coca-Cola. Qua si può vedere con la Coca-Cola, i margini lordi sono molto stabili anche con grandi cambiamenti nei costi di input. Sulla linea blu i costi di input cambiano molto, la linea arancia sono i margini lordi, è quasi quasi è piatta la linea, flat. So, ecco come appare il potere di stabilire i prezzi. Chiaro. Cioè, tu dici, nel momento in cui salgono i prezzi alla fonte, cioè i prezzi della materia prima che viene utilizzata da Coca-Cola può permettersi il lusso di alzare il prezzo all'utente finale perché è così ammortizza quelli che sono gli oneri maggiori che ha a monte, cioè al momento in cui si approvvigiona. Esatto, e se andiamo su, I think it's slide 16, andiamo, next one. Yeah, this one. Chiaramente Global Brands rimane focalizzato su settori di alta qualità, come la tecnologia, come consumer staples e la sanità. Qua vedete il blu scuro. Se guardiamo questi... Il blu scuro è il peso che ha il Global Brands in questi settori, esatto, e invece esatto. Il celeste è quello che ha nell'MSCI World. Esatto. E se guardiamo questi settori sul prossimo slide, i motivi che questi settori si possono difendere contro l'inflazione. Se guardiamo per esempio il consumer staple, beni di consumo primari, la maggior parte delle persone non sa quanto spendono, per esempio per la tavoletta, per la lavastoviglie. L'azienda può aggiungere nuove funzionalità, modificare la quantità di tavolette in ogni sacchetto, cambiare un po' il discorso e passare questi costi ai consumatori. Esatto, finish. Un altro esempio... Anche questa è scaduta, eh? È scaduta anche questa. Un altro esempio sarebbe la Microsoft nella tecnologia. Durante il Brexit, la Microsoft ha aumentato i prezzi 20% da un giorno all'altro nel Regno Unito perché la sterlina si è indebolita del 20%. Qua vedete veramente il potere, il pricing power, potere di determinazione dei prezzi. E poi nella sanità ci sono molte barriere di scala e di regolamentazione alla concorrenza. So, anche lì c'è questo potere di determinazione dei prezzi. So, è questo che ci protegge un po'
contro l'inflazione. Ma chiaramente siamo in un momento dove la valutazione del mercato era un po' alta. E non è chiaro, nessuno sa se l'inflazione è temporanea o permanente. Anche con questa situazione nell'est Europa non sappiamo esattamente dove, quando e dove finirà. So per noi nel Global Brands, noi pensiamo che relativamente i compounder siamo in un posto buono in questo momento relativamente al mercato in generale, perché queste aziende, questi titoli forti si sanno difendere contro l'inflazione. Oh, scusa Alex, io ho visto una ricerca invece che diceva che il settore più penalizzato storicamente dall'inflazione è il settore della tecnologia e dell'innovazione. Sì. Questa visione oppure... Forse la mia linea non funziona bene. È importante ricordare che dentro la tecnologia ci sono tante nicchie. C'è il tech hardware, quelli tipi la Nokia o Samsung. Ci sono le aziende tipo la Microsoft con flussi di cassa molto alti, che pagano i dividendi, che fanno i buyback. E poi ci sono aziende tipo... tipo la Peloton, che veramente sono titoli che sono più idea che realtà. Now, quando si aumentano interest rates, tasse di interesse, i titoli che sono più tipo quelli tipo Peloton, la valutazione di questi titoli soffre molto, perché tutto il valore di un'azione come Peloton accade in 10 anni, fra 10 anni. It's the terminal multiple. So quando sto lì su Excel a creare un modello per la valutazione di Peloton, cambia molto se cambio questo interest rate. Se aumento, cambia molto la valutazione. So è vero che certi tipi di titoli, di tecnologia, non vanno molto bene nel momento dove aumentano questi interessi, interest rates. Questo è vero. Ma i nostri titoli nel Global Brands sono un po' diversi, perché hanno questi flussi di cassa e pagano questi dividendi. Veramente sono più core che technology, che growth. Ok, però Alex, a questo punto ti chiedo, per cui alla domanda che avevamo fatto noi prima, tu dici, ok, se dovessimo trovarci di fronte a uno scenario inflattivo perdurante, cioè che duri nel tempo in pratica, che non diventa di breve durata, no? Che si supera, per cui l'asset che tu ritieni è implicita, no? Gestendo tu un fondo azionario, è ovvio che devi rispondere... la risposta sono le azioni, quelle che mi difendono di più. Però se tu dovessi dare un consiglio... Azioni di qualità, come Global Brands. Yes, azioni di qualità, per cui azioni di qualità che hanno alto dividendo. Cioè tu dici, quella è la strategia che nel medio periodo dovrebbe restituire più tranquillità. Per noi sì, ma veramente il dividendo non è altissimo, è medio il dividendo. Certe azioni con dividendi molto alti hanno altri problemi, perché il dividendo può essere alto perché il valore del titolo è molto basso, non solo... Ok, percentualmente, sì. Esatto, esatto. So, ma sì, per noi i titoli di qualità sono un posto dove mettere i soldi in questi momenti di inflazione. Per sì. Cui tu dici più di un TIPS o più di, come diceva la maggioranza dei nostri presenti, che valutavano l'oro come struttura di hedging dall'inflazione. Cioè da un punto di vista oggettivo, al di là del ruolo... Allora, TIPS,
tips veramente non sono qualificato a dire, ma l'oro è molto interessante perché c'è tanto dibattito sul valore dell'oro, come abbiamo menzionato anche prima, su quanto valga il Bitcoin, un altro esempio. E dopo arriviamo al Bitcoin, perché è chiaro che... Arriviamo anche lì dopo. Se no Daniele mi caccia se non ti faccio una domanda. Il valore di questi... il valore di... si può... di solito deriva dal valore intrinseco o dal valore estrinseco. Cioè, per noi nei titoli, noi guardiamo più il valore intrinseco, noi creiamo un DCF e guardiamo il valore del titolo. Certo. Sarebbe il valore... giusto per tradurre, perché non tutti sanno, discount flow model, discount cash flow model, perché sennò la gente non capisce. il valore intrinseco è guidato da cose come il flusso di cassa. Oro, Bitcoin non hanno in realtà un valore intrinseco reale, in quanto non è che un detenore di Bitcoin o di oro riceve un dividendo, certo, ad esempio. Il valore estrinseco è qualcosa che un bene può ottenere dall'essere utilizzato. So, chiaramente l'oro ha valore perché la gente crede che sia una riserva di valore standard per, you know, 600 anni. Certo. Hanno creduto questo. Okay? Mm-hmm. So, anche di più. È stabile, è abbastanza liquida. È in questo riguardo, ha questo ruolo nel mondo l'oro. C'è anche adesso un grande gruppo di persone che credono nel valore di Bitcoin. Ti fermo sull'oro. Global Brands non ha mai preso in considerazione un American Barrick o titolo del genere, mai? Per noi no, perché come ho detto prima, noi guardiamo gli asset col valore intrinseco. Ok, perfetto. Non gli asset col valore estrinseco. Per cui il concetto di scarsità non è un valore? No. Per noi, nel fondo no. No. Ok. Ma perché questo è più un discorso di quello che le persone vogliono credere. Non è un discorso di fatto dei flussi di cassa. Sì, oggettivo. O dei dividendi. Esatto. O, you know, è per noi, you know, questo, yeah, i dividendi sono molto importanti per entrare nel Global Brands. Certo. So, scusa, ho perso un po' il discorso. No, ci sta, no? Cioè, io stavamo ragionando sul discorso degli asset che possono essere hedging contro l'inflazione, no? Allora, il discorso era relativo, io avevo fatto la domanda sull'oro, chiaramente sul fatto non abbiamo mai comprato miniere, no? Benissimo, ma a questo punto, allora, è ovvio che andiamo a finire su Bitcoin, no? Bitcoin assomma delle caratteristiche dell'oro, per qualche... esperto è in realtà oro digitale, la view che hai tu, che avete voi sul Bitcoin è lo guardiamo e lo prenderemo in considerazione, è qualcosa che poi a cascata potrebbe essere interessante, come fa, dicevo prima, MicroStrategy eccetera, che invece hanno fatto una scelta di campo, no? So, come concetto è molto interessante. Come investimento nel fondo di Global Brands, non è molto interessante, certo, per noi. Ma il fatto è che il Bitcoin esiste da 10 anni, no? Più di 10 anni. Think it's 2009. 14 anni, 13, forse? 13 anni. 2009. E in quel senso, you know, qualcuno mi chiama, scusa. It's fine, I'll leave it. In quel senso, forse diventerà l'oro per la nuova generazione di persone. It'll be the new gold. Ah, okay. Sì. Bitcoin.
Ma detto questo, è molto difficile sapere esattamente il giusto valore di un Bitcoin oggi. A fare quella calcolazione è molto difficile. No, cioè, chiaro, forse Daniele chiaro. Sa meglio di me. Lui avrà un paper, formula magica. No, c'è cioè, formula magica. Ti mando un paper perché ci stiamo tentando, poi che non è facile di sicuro. Però ci stiamo tentando. Con vari modelli, con più modelli. Tanti fanno il paragone con l'oro e se fai questo paragone il valore di un Bitcoin è molto alto, molto più alto di oggi. Ma non è chiarissimo esattamente se quel paragone è perfetto. Sì, sì, yeah. L'ho criticato su Cointelegraph, lo stock to flow come modello. Però è un po' troppo ambizioso. Però la logica è che contro l'inflazione di una moneta che viene sempre di più distribuita nel mondo, un asset che è scarso nel momento in cui c'è tanta domanda su quell'asset, è ovvio che cresce, che sia l'oro, che sia Bitcoin, tendenzialmente ha l'effetto opposto perché si contrappone al dollaro, ma contrapponendosi al dollaro il dollaro ce n'è in abbondanza, il bitcoin e l'oro ce n'è in scarsità, cioè ce n'è poco, è chiaro che si può considerare un asset antinflattivo, poi che dopo lo farà e si comporterà come tale, lo vedremo nel corso dei prossimi anni. Insomma. Senti Alex, c'è una domanda interessante adesso dalla chat che effettivamente merita attenzione. Allora, tu dicevi giustamente prima, in realtà noi prendiamo aziende solide che hanno questa caratteristica. Fanno cadere, se vuoi, sull'utente finale quelli che sono i rialzi della materia prima, perché hanno potere, diciamo così, di fissare quel prezzo. E la domanda che ti fanno adesso è questa, e conseguentemente che cosa mi posso aspettare dai salari? Cioè, quando questa inflazione e se l'inflazione potrebbe a cascata riflettere su quelli che sono i salari i salari e conseguentemente se questo poi crea una sorta di catena perversa in cui l'inflazione tendenzialmente diventa inflazione salariale per cui diventa difficile da frenare dopo. Oppure ovviamente rientrerà tutto e conseguentemente si eviteranno gli aumenti dei salari, degli stipendi voglio dire, no? Stipendi, ok. So you're saying, controllo che ho capito bene, Nick, se mi puoi controllare, when inflation feeds into salaries and when that becomes a positive loop, so people get richer and everybody's better off. Is that the question? Sì, è corretto. Perché quello è il pericolo, no? Quello è la parte dangerous. Il problema oggi è che più che no, l'inflazione viene dal supply, non dal demand. Chiaro. A questo punto, non la domanda, certo. Esatto, e noi adesso siamo diventiamo pochettino più poveri ogni anno che l'inflazione viene dal supply. Speriamo che questo cambia e l'inflazione viene dal demand. Veramente tutto questo è cambiato in 4 o 6 settimane, perché c'erano problemi di supply dopo il COVID, ci sono problemi di supply, ma con prezzi di petrolio a 120, se rimangono a 120 allora, passati per 2 anni, abbiamo un grande problema. Certo. So per me i stipendi non vanno in... Non aumentano con la stessa se rimaniamo nel posto che siamo oggi. Se c'è la possibilità che i stipendi aumenteranno, sì, ma non lo vedremo per me per un po'. You're not going to see salaries going up. Quando tu mi parli di supply, ti faccio vedere una slide. È un po' questo fattore qua, cioè
In questa slide qua noi vediamo il prezzo del petrolio, chiaramente questa è aggiornata a fine 2021, per cui adesso siamo molto più alti, mentre la riga arancione sono ciò che in America era di fatto l'entità produttiva, cioè il numero dei pozzi produttivi. Gli americani, per dirti, quando non era più produttivi i pozzi, hanno avuto il coraggio di chiuderne, di farne di fatto, ne hanno chiusi 600 e adesso hanno una difficoltà enorme, perché per chiuderli in realtà devono farli saltare e saltare in aria di fatto, per cui adesso c'è una difficoltà a rigenerare l'offerta. È questo che dici, il problema della supply? Il problema nell'America specificamente è che tanti investitori hanno perso tanti soldi nel shale nell'America, perché hanno preso tanta leva quelle aziende e poi il governo ha cambiato direzione e adesso la posizione del governo americana è di essere nel Paris Accord, di diminuire il carbonico CO2. Sì, chiaro. Okay? E senza cambiare questa posizione veramente non fa senso a investire tanti soldi nell'aumento della produzione del petrolio nell'America. E adesso, infatti, era sulla stampa stamattina, yeah, un grande dibattito tra Biden e tra Wall Street su questo discorso, perché gli investitori non sono convinti che rimangono alti i prezzi del petrolio, perché se non rimangono a questi livelli alti, non fa senso investire e aprire nuovi oil rigs. È quello il problema lì. E hanno già detto tutte le aziende che preferiscono a pagare fuori dividendi che investire quei soldi nella crescita. Cioè, con gli incassi che ha, certo. Senti, scusa se non sbaglio, l'America ha tanti oli bitumosi, cioè estrae il petrolio dagli oli bitumosi, ma l'estrazione è molto costosa, no? Sì, it's high on the cost curve, esatto. Esatto, sì. Costa molto estrarre l'olio, il petrolio shale nell'America. Chiaro. Sì. Alex, ti esco un attimo dal discorso inflazione, eccetera. Voglio farti vedere una slide per capire come nelle vostre strategie questo può impattare in qualche maniera. Questa è una slide che a me piace parecchio. Perché nel momento in cui devi impostare una logica di investimento di medio periodo, una delle cose, dei driver che teoricamente dovrebbero aiutarci a individuare i trend, inevitabilmente è quella che è la crescita della classe media, no? E noi in realtà sappiamo che nei prossimi anni avremo una devastante crescita della classe media nei mercati emergenti, mentre nella nostra zona, in Europa, in realtà questa classe media... E ti faccio vedere una slide della concorrenza, però insomma ci serve per ragionare, no? In Europa in realtà ci troveremo di fronte a, anche per il discorso che facevamo prima dei salari, una fetta di persone che non potrà più pensare magari di andarsi fuori dal ristorante nel weekend, eccetera. Mentre in Asia abbiamo una crescita in questo ambito di 1,5 miliardi di persone, che per l'Europa... sono numeri colossali, no? Noi siamo 400 milioni e qui ci sarà 1,4 miliardi di persone che andranno al ristorante. Ecco, questo è un driver di crescita per quello che riguarda le scelte di investimento e come in queste scelte di investimento si relaziona ai global brands. Sì, è un driver. Veramente quel slide lì mi fa ridere un po', perché quello che ti dice è che ci sono più nascite nell'India che in Italia. Che sappiamo già senza vederlo sul slide. Sì, ok, d'accordo. Veramente, right? Ma nel global brands, se guardiamo al fatturato, la percentuale del fatturato del global brands che viene dai mercati emergenti è più alto dell'indice, esattamente per questa ragione, perché noi abbiamo i titoli particolarmente nel consumo bene primario, esposti a questi mercati dove c'è la crescita.
So, noi possiamo vedere... Ok, tu dici, in realtà le aziende possono essere americane, ma in realtà sono esposte a un mercato che è quello esatto. che in realtà riceverà i maggiori benefici da questa crescita della classe esatto. media. Okay, esatto. Cioè, per noi sì, lo guardiamo, ma questi temi, sì, in un periodo di 10 anni aiutano il performance, ma in un periodo di 6 o 12 mesi non cambiano niente. No, certo, assolutamente, assolutamente. Gabriele, senti, Alex non te lo dirà mai perché è super polite. No, certo. Però dalla regia mi dicono che è in conflitto con un altro meeting, quindi... Ah, ok, va bene. Ok, Alex, senti, allora, Nicolò, grazie dello stop. Alex, io ti ringrazio infinitamente. Magari tra 2 anni, quando guarderemo indietro e vedremo questa guerra come una cosa, un ricordo. Come, sì, esatto, sicuramente. Se non sai, noi qua in Friuli abbiamo Aviano a 20 km in linea d'aria. Aviano è il più grosso ricettacolo di bombe atomiche degli americani nel sud Europa. Per cui se dovesse evolversi in senso negativo il confronto, io vado a Rosto nel giro dei prossimi 15 giorni, per cui non c'è problema. Per cui vuol dire che guarderemo indietro con giusta tranquillità quando ci torneremo a vedere. Per cui grazie infinite ancora e ringrazio anche tutti i partecipanti che sono rimasti immobili al presenti. Lascio la palla a Daniele, ti ringrazio ancora infinitamente Alex e chiaramente ringrazio della disponibilità Nicolò. Grazie Gabriele, grazie anch'io Alex e Nicolò per essere stati presenti con noi, averci illuminato con molti spunti veramente interessanti, grazie ancora. Vi ricordo che mercoledì prossimo ci sarà un webinar di nuovo sulle criptovalute, avremo un ospite femminile, non vi spoilerò niente. E vi ringrazio a tutti di aver partecipato, ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao a tutti. Grazie. Alex, grazie ancora. Ciao Nicolò, grazie infinite. Ciao a tutti, grazie a voi. E grazie a tutti. Ciao Gabriele, anche te. Grazie.